Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, finalmente il primo del 2020. Ne approfitto per augurarvi un buon inizio anno a tutti e noi invece come al solito iniziamo con una top 10 app per il vostro smartphone. Prometto di fare almeno un episodio al mese, quindi oggi cominciamo subito con le app di gennaio. Mast è un social network di film e serie TV. Dopo aver creato il vostro catalogo con i titoli che avete visto, quelli che state guardando e quelli che pianificate di vedere, potete esprimere dei voti, seguire altri utenti o magari, perché no, i vostri amici, per scoprire quello che stanno guardando loro. L'app è sempre aggiornata con nuovi trailer di film attesi prossimamente, con la relativa data di uscita da aggiungere eventualmente, se vi piacciono, alla vostra lista con un solo click. Tramite il grafico personale poi scoprirete subito quali sono i vostri attori e registi preferiti e sarà davvero semplicissimo scovare nuovi film interessanti. Se vi piace acquistare scarpe online ma non capite mai quale sia quella giusta, WannaKicks fa al caso vostro. Sfruttando in modo intelligente la realtà aumentata vi permetterà di vedervela direttamente al piede. Le sneakers non sono ancora tante ma l'app è nuova e probabilmente ne verranno aggiunte altre in futuro. L'idea comunque è ottima e funziona meglio di quanto credessi, davvero consigliatissima. Finalmente un editor realizzato bene e completamente gratuito. B-Cut ha tutte le funzioni di base ed è anche semplice e intuitiva. Si possono creare degli ottimi video in pochi minuti, applicare effetti, tagliare, velocizzare una clip, aggiungere della musica, dei testi e molto altro ancora. L'esportazione inoltre arriva fino al 1080p senza nessuna filigrana ed è facile creare video per tutte le piattaforme social scegliendo il giusto rapporto aspetto quando aprite l'app. Continuiamo con Alarmy, una delle app di sveglia più famose che sicuramente vi aiuterà se non riuscite mai ad alzarvi dal letto. Invece del solito tasto ritarda, per spegnere una sveglia ci sono vari metodi più o meno diabolici. Magari risolvere un problema di matematica o un gioco memory per mettere subito in moto il cervello, oppure, non so, scuotere il dispositivo 100 volte. Se neanche questo vi basta però potete sempre scansionare un codice a barre di un prodotto, possibilmente il più lontano possibile dal letto, in modo da dovervi per forza alzare per disattivare la sveglia. La prossima app trasforma il vostro smartphone in un walkie-talkie, molto semplice e molto efficace per parlare velocemente con i vostri amici. Basta scegliere la stessa frequenza, collegarsi e premere il bottone al centro per parlare. Sì, un po' come i messaggi vocali, però in diretta. Purtroppo non ci sono frequenze private, quindi potreste trovare persone collegate un po' da tutto il mondo. Comunque le frequenze sono tantissime ed è facile trovare una stanza vuota davvero in pochi secondi. Wallpy è l'app di oggi dedicata ai wallpaper. Ce ne sono tanti di alta qualità e di ogni categoria. Beh, io come sempre preferisco quelli astratti e non mi ha deluso affatto. Purtroppo quest'app è disponibile solo su iPhone, come si intuisce dalla grafica molto simile al resto del sistema iOS. Se avete Android però vi consiglio di scaricare un'altra app chiamata Stupis Screen. È fantastica per creare sfondi secondo i vostri gusti. Scegliete il tipo di sfondo da creare, i colori che preferite e l'app inizierà a generare nuovi wallpapers tutti diversi seguendo sempre le vostre regole. Vi ho già parlato dell'app Canva per creare grafiche di social media. Oggi voglio parlarvi invece di Canva Stories, la loro app per le storie di Instagram. All'interno trovate numerosi template da modificare per creare storie professionali e di alta qualità in pochissimo tempo. Ovviamente, se qualcosa non dovesse piacervi, potete sempre modificare il template aggiungendo testi, foto o elementi grafici presi direttamente dall'app. Microsoft Math Solver è l'app definitiva per risolvere problemi di matematica. È simile alla più famosa PhotoMath, ma la preferisco per la grafica e l'organizzazione generale. Possiamo risolvere i problemi scansionandoli sia su un libro sia scritti a mano, disegnandoli oppure utilizzando una tastiera apposita. L'app risolve il problema immediatamente e ci mostra tutte le informazioni, come grafici e i vari metodi di risoluzione, con la relativa guida passo passo spiegata nei minimi dettagli. Se volete, potete anche vedere la cronologia e salvare i problemi più difficili per vederli successivamente. La penultima app si chiama SplitCloud. Non credo vi servirà poi così spesso, ma l'idea mi piace molto e potrebbe essere davvero utile. Se vi capita di ascoltare musica
musica con un vostro amico, perché magari, non so, lui si è dimenticato gli auricolari, potete scegliere due canzoni diverse per la cuffia sinistra e per quella destra, e ognuno può ascoltare quello che gli piace di più. Si possono selezionare i brani da SoundCloud, da una lista di radio online e ovviamente anche dalla vostra libreria locale offline sullo smartphone. Concludiamo con Vimage, app unica per creare post in movimento su Instagram. Dopo aver scattato una foto, si possono aggiungere tanti elementi per creare un effetto più reale e interessante. Ovviamente poi sta a voi scegliere quelli più adatti per creare una foto più bella possibile, e per fare questo potete prendere spunto dai tanti esempi che ci sono all'interno dell'app ed esercitarvi con delle foto gratuite sempre all'interno dell'app. E si conclude qui il primo episodio delle Top 10 App 2020. Spero come sempre che questi video vi piacciono, fatemelo sapere ovviamente lasciando un bel mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale abilitando la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti quanti gli altri episodi. Detto questo, vi ringrazio per la visione, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.